Se tua energia 22 si trova nel lato dell'amore, del rapporto, perché c'è un quadro, come dicevo prima, quadro personale e si può capire dove si trova ogni energia, ok? E come influenza sulla tua vita, sul tuo percorso della vita. Se si trova nel lato dell'amore, spesso, se si trova questa energia e sta funzionando bene, sono le persone che, anche se c'è una crisi, se c'è qualcosa che non funziona nel rapporto, cercano di alleggerire il rapporto, cercano di trovare, scherzando, trovare via d'uscita, cioè in senso che bilanciare, cambiare umore nel rapporto è facile trovarsi con questa persona, con questa energia, con un partner così, cioè in senso da dentro. Avrai sempre quella sensazione della leggerezza con un partner così. Se invece stai sviluppando questa energia con un lato negativo, sicuramente questi personaggi cambieranno spesso i partner, una donna per una notte oppure un uomo per una notte, in senso che scappano dalla responsabilità, dalla voglia di costruire un rapporto serio, stabile, perché hanno paura di una cosa che può rubare la vostra libertà, perché siete abbastanza dei personaggi liberi. Si dice che questa energia, chi ha questa energia, hanno un'anima giovane, spesso escono asciutti dall'acqua quando, ad esempio, fanno qualche cazzata. Spesso succede così che vi passa tutto liscio, non so come si dice, ma forse avete capito. Siete dei personaggi, delle persone abbastanza curiosi e vi lanciate spesso, nelle situazioni abbastanza curiose e quando fa male, vi tirate indietro oppure, c'è una protezione dietro.